Secondo lei, se noi apriamo ai diritti civili per i gay, possiamo potenzialmente aprire alla poligamia e all'incesto? È questa la paura? Senti Dio. La paura è questa, ma io avrei preferito una legge tranquilla che avrebbe detto che una legge che dice stiamo facendo una legge per i cittadini omosessuali, punto. Nel momento in cui tu inizi a parlare di diritti civili, unioni civili, tu nella testa delle persone metti un tarlo, io cittadino musulmano, che per me, per la mia mentalità, per la mia religione, la poligamia è una cosa giusta? E perché non deve essere riconosciuto il mio diritto all'unione civile tra me e le mie tre mogli, che magari sono anche d'accordo a sposare tre donne e un uomo? Non lo fanno contro la loro volontà, magari sono anche interessate a farlo. Perché non gli permetti di contrarre il matrimonio? Perché non va bene? Perché è contro la morale? Perché la legge non lo prevede? Da noi il matrimonio omosessuale non è previsto dalla Costituzione.